Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vi farò vedere come realizzare un graziosissimo vestitino per la vostra piccolina. Vi ricordo che il cartamodello più il manuale di istruzioni lo potete trovare nel link in descrizione di questo video. Procediamo ora nella stampa del cartamodello. Aprite il file e stampate le pagine numero 1, 2, 3, 7, 8 e 9 e selezionate la voce Dimensioni effettive. Tagliate ora i bordi di ogni foglio e posizionate i fogli in questo ordine. Affiancateli bene l'uno accanto all'altro e poi scocciateli tutti insieme. Tagliate ora i pezzi seguendo le linee guida della taglia che desiderate. Nel mio caso sceglierò la taglia 6 mesi. Piazziamo ora i pezzi appena tagliati sulla nostra stoffa. Stiamo ben attenti alle indicazioni scritte su ogni pezzo. Ritagliamo una seconda volta tutti i pezzi. Avremo così in totale 2 pezzi del davanti corpino, 4 delle maniche, 4 del dietro corpino, 2 della banda superiore gonna e 2 di quella inferiore. Cuciamo il corpino iniziando dalle spalle e dai fianchi. Facciamo lo stesso un'altra volta con gli altri pezzi. Dedichiamoci ora alle maniche, arricciamole sia sopra che sotto in questo modo. Per farlo bisognerà effettuare una cucitura sopra e sotto, senza affrancare né all'inizio né alla fine. Meglio usare un punto lungo e poi tiro i fili. A questo punto cucio il fianco della manica, chiudendola. Adesso dobbiamo doppiare le maniche. Giriamo una manica al rovescio e infiliamo dentro di essa la manica al dritto. Cuciamoli insieme nella parte sotto. Facciamo così anche con l'altra manica. Fissiamole poi entrambe ad uno dei due corpini.
Uniamo ora i due corpini. Facciamoli combaciare dritto contro dritto e cuciamo la parte superiore, quella del girocollo. Rigiriamo dove c'è la tacca la parte del dietro corpino, dove andrà la chiusura. Facciamo una cucitura verticale sul bordo per chiudere i lati rimasti aperti, compreso il fondo. Se vogliamo, possiamo rifilarlo con la taglia cuci. Per la gonna dobbiamo cucire insieme le due parti superiori e poi insieme le due inferiori. A questo punto rifiliamo i fianchi appena cuciti a taglia cuci. Facciamo sempre con la taglia cuci un orlino su tutte le bande. Facciamo una cucitura su entrambe le bande senza affrancare né all'inizio né alla fine, così da poterle arricciare. Dobbiamo arrivare ad avere tre pezzi con la stessa identica misura. Chiudiamo la parte inferiore del dietro del corpino e cuciamo ora tutto insieme e assembliamo il vestitino. Cuciamo a vista i teli, come mostro nel video. Basterà fare una cucitura ad un centimetro dal bordo del telo. Abbiamo quasi finito, qui mi sono già emozionata a vedere questo bel vestitino prender forma. Per la chiusura ho pensato a dei automatici, ma voi potete fare come più vi piace, mettere dei bottoncini o addirittura una zip. Cucite gli automatici come mostro nel video, alla distanza che preferite.
ed ecco che il vostro, anzi il vestitino della vostra piccolina, è pronto. Grazie per aver seguito questo tutorial. Spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi e vi auguro una buona creazione. Ciao!